a tutti, benvenuti in un nuovo video, portiamo avanti il nostro progetto oggi quindi abbiamo già buildato Roshkar, Deguar Fondaio e oggi tocca uh, il nostro amico Farah quindi uno dei DPS, in realtà oggi sarebbe stato il turno di sventura per andare proprio in ordine, proprio di, in ordine preciso rispetto al team eh, però abbiamo deciso di posticipare per ottenere in futuro una migliore build di Gintoro, che è fortunatamente è arrivata. Quindi siate felici e contenti perché il team verrà bello grosso come avevamo preventivato all'inizio. Ma oggi, oggi, oggi parliamo di Farakin Quindi, come al solito, eh, direi di spostarci nell'indice e di studiarci un pochettino il nostro paninaro preferito. Eccoci qua quindi, Fazione dei Barbari. Il nostro bellissimo Farahin il Grasso Grosso è un campione epico di tipo attacco. Anche lui è una, diciamo, semirecente acquisizione per quanto riguarda questa fazione, comunque dell'anno, ecco, e campione veramente particolare che ha portato in questa fazione una meccanica unica che noi utilizzeremo proprio per il nostro team, ovvero quella della Ligh Attack. Ma vediamo passo per passo. La sua 1 assolutamente niente, niente male perché attacca un nemico a un 40% eh, che si può estendere fino al 50% con i tomi, di piazzare un debuff riduci difesa del 60% per due turni. Questo significa che nel caso in cui non abbiamo un, un DPS e debuffer votato proprio a piazzare questo tipo di debuff lui può tranquillamente ricoprire questo ruolo. Ma nel nostro caso avremmo già questo debuff pronto, ma lui è pronto a rinnovarlo in qualsiasi momento, tra virgolette, quindi a mantenere comunque costantemente attivo questo debuff sul boss. Debuff importante, importantissimo, unito all'indebolimento, sappiamo è il cardine per esprimere il massimo dei danni per i nostri campioni danni ovviamente basati sull'attacco. Con la 2 poi andrà ad attaccare un nemico con un 100%, una volta che gli abbiamo dato i tomi, eh, di piazzare un debuff brucia HP e due veleni del 5% per due turni. Allora, eh, ogni tre turni poi, molto interessante eh, che possa fare anche questo, skill dotata di moltiplicatori davvero alti, quindi ci permetterà di fare anche un generoso danno a mano, oltre ai debuff che mette è chiaro che due veleni e un brucio ogni tre turni non ci permettono di saturare il boss e proprio per questo noi abbiamo eh, impiegato anche un set veleno scorso, nello scorso video insomma su, su guerra fondaio che andrà a dare una mano a riempire il boss di veleni vedete che prende soltanto 10% extra di danno quindi dai Tomi non otterremo tantissimo in termini di danno extra, però ci serve che questa probabilità salga al 100% e che lo faccia ogni tre turni. quindi I Tomi andranno messi. Ma comunque del discorso: Tomy ne parleremo a tre è proprio quella che lo contraddistingue. Ovviamente, le prime due non sono, eh, come abbiamo detto, non sono niente male, sono veramente ottime, ottime destrezze. Ma questa è veramente il top. Allora, piazza un buff aumento tasso decisivo del 30% ed un buff aumento danno decisivo del 30% su tutti gli alleati ad eccezione di questo campione, quindi occhio a questa parte, perché lui non beneficerà di questi buff, quindi dovremo comunque tenerne conto nel momento in cui andiamo a costruire la build di tutto il team. Sul resto del team potremo permetterci dei livelli di tasse di danno, magari un po' altalenanti, non proprio precisi, ma su di lui dovremo essere molto precisi sulla costruzione perché comunque può far danno. La cosa bella è che questi buff durano tre turni, dopodiché crea il vero e proprio ally attack. Quindi tutti gli alleati, ad eccezione di questo campione, attaccheranno. Un obiettivo avversario. Nel nostro caso, l'unico target è il boss, quindi sa sappiamo benissimo che andranno tutti quanti a colpire lui. Beh, quel 50% di attacco unito a un 30% di danno decisivo in più fa veramente schizzare i moltiplicatori delle skill dei nostri nuker. Ma veramente alle stelle, perché aumentare l'attacco va bene, ma sappiamo che deve esserci comunque una correlazione molto stretta tra attacco e danno per esprimere un danno finale, veramente ciccione, veramente grasso come ci permette di fare il nostro buon fare. questa è sicuramente la skill più, più interessante di questo campione. infine abbiamo la sua passiva che nel nostro caso non ci importa, lui ha la possibilità di far subire agli altri parte del suo danno ci fa capire molto sulla lore di questo, di questo signore, ma vabbè e allora, questo è utile perché vi permetterà di utilizzare Farakin potenzialmente anche in un team normale, non avendo lui tutti questi mega HP e neanche questa difesa, sebbene comunque no, non faccia proprio così schifo di difesa eh. Comunque, no, no, no. Eh, il fatto che esista questa passiva vi permetterà di utilizzarlo anche in un team normale. Nel nostro caso, non ci importa, eh, visto che eh, il danno spalmato ai nostri alleati sarà zero, <ride> quindi, quindi va bene che ci sia, ma non, non ci interessa. Nel nostro caso, le sue statistiche, come avevamo appena accennato, sono valide quindi HP forse un po' bassini, ma vabbè, eh, l'attacco. Anche non è stratosferico, quindi dovremmo concentrarci un po' anche lì. Eh, la difesa nel nostro caso non ci importa, ma comunque 1090 è un buon punto a cui partire. La velocità 100 è fantastica perché ci permetterà, vi permetterà eh, di utilizzare set percezione, set velocità senza troppe paure eh, perché qualsiasi valore percentuale. Eh, vi restituirà un valore intero e di conseguenza non dovrete stare lì a fare calcoli dopo la virgola e robe strane perché, eh, perché avrete appunto un valore giusto e poi il danno decisivo buono che è il valore di danno insomma tipico dei campioni epici eh, attacco. Eh, resistenza e precisione naturalmente non ci importano, quindi adesso direi che possiamo spostarci alla build. Quindi, allora, prima di passare alla build vera e propria, ripassiamo un pochettino il game plan per questo signore. Eh, abbiamo bisogno uh -huh. di HP, eh, in realtà abbastanza rilevante su di lui, cerchiamo di stare sopra i 30.000, grosso modo, e poi una velocità invece di 176 punti e qua bisogna essere precisi, eh? quindi cerchiamo di stare leggermente sotto in modo da poi regolarci con i glifi e vedere dove dobbiamo andare. Ovviamente dovrà fare danni e dovrà essere anche preciso, visto che abbiamo due debuff molto molto utili, insomma andare a piazzare e poi andremo ad utilizzare un set un po' particolare, quindi se in altri contesti magari poteva essere utile un set implacabile su di lui magari un set puria per fargli fare più danni in questo caso invece andremo a sfruttare un altro set completamente diverso e questa volta il set sarà il set riflesso riflesso è veramente tantissima roba su di lui ripassiamo un po' cosa fa il set riflesso con il riflesso abbiamo ogni turno a inizio di ogni turno il 40% di probabilità di ridurre il cooldown di una skill ok quindi ovviamente L'attacco base non potrà mai subire questo, questo buff, ma le sue due skill che sono in cooldown, e una è quella di debuff e l'altra è quella di attacco alleato, beneficeranno assolutamente di questo, di questo set. È veramente importante perché non, prendendo turni extra non scaricherà i buff protettivi che gli metteranno eh, Roskard e ehm, fondaio, però ci permetterà di andare a fare sempre più danni e ad innescare più spesso l'attacco alleato, set veramente, veramente molto, molto interessante. Combinato con maestrie come, per esempio, il ciclo di violenza, può tranquillamente viaggiare in parallelo e permetterci di fare quindi delle wombo combo, niente male, assolutamente. Non è facile, anche perché parliamo di un set che si droppa dal golem. Sappiamo tutti che è una roccaforte che si farma un po' me. Insomma. Eh, però, già solo per questo set, e per interpreti come lui o altri che vedremo, vale veramente la pena. Per partecipare a Basta partecipare a qualche torneo, dai ragazzi. Da mettere eh, via, non, non avrete bisogno di fare. 50 build con questo set non è come il set Velocità dove ogni campione potenzialmente può aver bisogno di qualche pezzo di quel set. Quando voi avete raccolto un paio di set decenti, magari uno per fare danni e uno per invece resistere o fare altre cose, eh, siete tranquilli, siete contenti e vedrete che prima o poi lo utilizzerete perché ehm, è utile in questo particolare team. Allora, noi non possiamo utilizzare. Il set implacabile perché non possiamo prendere turni extra. Non ci interessa il set Furia, perché noi saremo sempre full vita, quindi eh, il team non sarà mai al di sotto del 50% degli HP e Selvaggio abbiamo capito che eh, non ci dà questo mega beneficio contro il clan boss, visto che il Clan boss non eh, ha questa difesa elevata, di conseguenza, stringi, stringi riflesso sarà la nostra soluzione almeno per farakin ma non solo allora direi che ehm, andremo adesso ad attivare il nostro filtro con camerino di prova e l'equipaggiato pensiamo un attimo alla gioielleria che ci serve esatto. naturalmente questo un anello leggendario che non è neanche malvagio e poi ho berserker eh, a cui è stato erroneamente posizionato un glifo 6 stelle io sarei per provare la fortuna quindi proviamo a mettergli eh, il glifo qui se arriva a 5, utilizziamo questo. Altrimenti, qualsiasi altro valore. proviamo un altro, vediamo. Non no, importa, dai. E non, vuole. non vuole, non vuole. Vabbè, in caso questo qui sarà il sostituto di Berserker. Quindi Berserker glielo freghiamo. Quindi attacco, benissimo. Poi abbiamo bisogno di danno decisivo sull'amuleto che abbia anche precisione. E qui sì. il, il candidato si chiama Armina perché. Eh, sì, non è niente male. <ride> non è niente male perché. Ci dà un più 43. Eh, poi vabbè, lasciate perdere i glitti che si possono eventualmente sistemare ma comunque siamo già oltre i 120 quindi con qualche roll fortunato sulla build eh, potremo non mettere uno standard precisione e pompare ancora di più l'attacco eh, del nostro amico Farrahin quindi direi che si può fare eh, questo e infine dargli proprio uno standard attacco eh, che abbia anche un eh, io mi sbaglio sempre metto sempre statistiche primarie <ride> che abbia anche velocità e eh, attacco percentuale Statistica, e questo era carino. Ma purtroppo mi sono andati due roll su HP percentuale. Vabbè, sarà utile per qualcun altro. Quindi, ancora una volta, la nostra vittima sacrificale sarà eh, Berserker. Perché ci dà un roll su velocità, due su difesa, che non ci importa più di tanto. però l'attacco comunque percentuale è presente. E a noi, questo garba e non di poco. Inoltre, in questa build eh, eh, servirà la velocità perché vogliamo mettergli uno stivale attacco percentuale. Eh, quindi, benissimo utilizzare questo che comunque, come vedete, sono 500 erotti di, di attacco che entrano così proprio assolutamente a caso. siamo già a 2700, senza aver ancora toccato il nostro campione se non per gli accessori. Sarebbe stato bellissimo. A ricorrere a un guanto danno decisivo, sarebbe stato veramente molto molto bello, soprattutto perché come abbiamo già detto lui non si pompa quindi abbiamo bisogno di dargli noi le statistiche che gli servono, però purtroppo il set eh, riflesso non mi concede cioè, gli, i pezzi attuali che ho del set riflesso non mi concedono una build eh, con danno decisivo ma non preoccupatevi perché ho Due o tre pezzettini che ci permetteranno comunque di raggiungere un valore di danno dignitoso e io direi di partire proprio da questi. Quindi lasciamo da parte per un attimo il set riflesso e andiamo a prenderci due pezzi del set percezione invece che ci aiuterà anche un pizzico con la velocità e ci darà addirittura anche un po' di precisione in più e quindi proprio per questo non avremo la necessità di ricorrere. Ad, allo standard precisione il pezzo in questione è questo che non è male insomma è eh, niente male 24 eh, danno un 3 roll su danno però è presente anche la velocità peccato che non ci sia <ride> l'attacco percentuale cioè l'attacco base però vabbè sarà comunque eh, qualcosa di glifabile eventualmente dopo per avere un pizzico di extra e infine e infine una corazzina attacco se non ricordo male è questa eh, che ci dà velocità, tasso mm. e danno. E arriviamo giusto ad un valore più che dignitoso. Un bel 3 roll qui sarebbe stato bellissimo. Ma vabbè. Eh, tanta roba! Sì. Mm. E vedete che siamo già ad un livello di precisione più che sufficiente. Quindi, ci manca proprio qualche rollettino di qua e di là, anche forse senza eh, per, per arrivare ad un valore decente. E, e adesso quattro pezzi del set. Eh, riflesso, dicevamo quindi possiamo tranquillamente togliere qualsiasi filtro e quindi direi di eh, aprire solo la tendina del set riflesso per vedere insomma che cosa ha da offrirci. Allora iniziamo... iniziamo dagli stivali che come vi dicevo attacco purtroppo ce li ho solo 5 stelle dobbiamo accontentarci vabbè, vabbè, è solo castellina. più 50 vabbè, vabbè. Cioè quel 10% di attacco ci piaceva ma non importa sono comunque 600 punti abbondanti di attacco che entrano e cioè riprendiamo e eh, quello è bello quello è bello perché comunque lui parte da 1200 quindi 1200 è un valore che moltiplicando in percentuale si aggiunge ottimi ottimi risultati a parte che tra quello e lo standard sono già 1200 3200 di attacco. Eh sì. Esco assurdo. Come vedete siamo abbastanza bene di tasso, quindi possiamo permetterci mm. anche un pezzo senza tasso, come in questo caso qui. Abbiamo velocità, che quella invece sì ci serve, e poi abbiamo anche un pizzico di danno in più che male non fa. Quindi ce lo prendiamo. Abbiamo poi, se non ricordo male, questo pezzo qui l'ho trovato sì. Eh, ancora una volta c'è velocità e tasso. Le altre due statistiche hanno preso roll inutili, però, vabbè. però va bene. Ci avviciniamo di molto, ci permette questo pezzo di, di avvicinarci davvero di molto alla velocità richiesta, e infine abbiamo questo pezzetto qui eh, con un roll su tasso. E vedete che siamo già al limite, quindi siamo già eh, over, addirittura senza mettere le mani alle maestrie. Questo significa che. Dovremmo fare un ragionamento un po' diverso sulle maestri, però ma lo facciamo dopo. E noi siamo gli unici proprio che ci permettiamo di partire dall'attacco base. Sì, <ride> ma va bene i dettagli. Eh, no, però c'è, Giulia. Perché, mm. perché ultimamente o sei su 99 o sei su 120. <ride> sì, cioè, è vero. Non riesci, <ride> non riesci a beccare quella via di mezzo. Eh, no, io purtroppo a far canestro non ho un futuro nell'NBA nemmeno, nemmeno nel <ride> no. gioco. Vabbè, che sono alto 1,60m, quindi <ride> sarebbe abbastanza ridicolo. Però neanche nel gioco ho un futuro nell'NBA. Purtroppo oh, oh, Potrei, nel potresti, provare quello, <ride> potresti provare con lo slam ball Te lo ricordi lo Slam? Sì, me lo ricordo, ma, ma era bellissimo con i tappettoni elastici. Uh... Mamma butto la pasta e Ramble San Vito. Allora, 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 siamo a 104 di tasso. Quindi leggermente over, ma vabbè. Eh, 174 di velocità è benissimo perché ci mancano soltanto tre punti, questo vuol dire un glifo due stelle, uno una stella e siamo a cavallo. Anzi, no, non è vero, un glifo due stelle, e siamo a cavallo. Tutto il resto grossomodo va bene, la precisione magari è ancora un po' bassina, ma eh, vedrete poi che tra il percorso assistenza che impiegheremo e qualche glifo qui lì di sicuro si riuscirà ad arrivare ad un valore più che sufficiente, insomma, per la nostra causa. Esatto. Esatto, esatto. Quindi Dotiamo, dotiamo, gliffiamo e poi ci ritroviamo. Ci rivediamo. Eh. Griffato, abbiamo griffato, ma visto che dobbiamo grattare fuori un po' di statta anche dalle maestrie, andiamo a fare le maestrie al nostro amico e poi eh, andremo a vedere qual è il risultato finale e a fare il consueto test danni. Allora... Ah. Allora, 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 iniziamo dal percorso attacco? Sì, direi di sì, sicuramente percorso attacco abbastanza classico, ma appunto stavolta visto che abbiamo overcappato il, il tasso, andiamo di attacco. e Ricordiamo, grande alert, don't try this at home, mi raccomando no, ragazzi. fatelo, cioè allora non è che questa maestria non si so, può esatto. utilizzare, però valutate voi, insomma, cioè, se siete over di tasso è inutile portarlo a 110% eh, piuttosto dategli più attacco alla fine è poco 75, ma è un roll grosso su una statistica base di un pezzo a 6 stelle 75. Insomma, quindi va bene. Ok, non è la statistica che voi andate a cercare all'interno di un pezzo, però ci sarà prima o poi lo utilizzerete. Un pezzo che ha. Che si prende un roll su attacco quindi tanto vale insomma eh, piuttosto di dargli una esatto. statistica completamente inutile perché qualsiasi valore al di sopra del 100% è completamente inutile eh, di tasso andiamo a dargli un po' di attacco in più che male è un, po', esatto. è un po' come dargli quel 75 di difesa in più non sono quei 75 che vi cambiano il campione ma si inserisce nel calderone di tutti i buff che avete buttato su quella statistica quindi Male, male non fa eh, assolutamente, sicuramente danno decisivo extra perché ne abbiamo bisogno, eh, assolutamente. Core di gloria perché saremo sempre full vita, quindi 5% di danni in più serve per forza di cose. Ci andremo a prendere il nostro classicissimo estrazione per quando andremo in affinità, eh, a cascata fino a maestro bellico, tutti quanti. Quindi, solito fatti sotto, solito metodico e fino a maestro bellico perché comunque lui attacca sempre una volta. Quindi massimizziamo le probabilità. Per quanto riguarda il ramo attacco, diciamo che per il momento possiamo fermarci qui, concentrarci sull'assistenza e poi vedere dove andare a tappare il buco se ci serve. E per il percorso eh... assistenza, tutto il percorso noi avremo bisogno, va bene, della precisione extra che fa sempre comodo, però di due maestri in particolare. Lui mette sia buff che debuff molto potenti. Tutti questi sono estensibili. Eh, sia i buff che i debuff, quindi ci tornerà utile sia regali duraturi che maestro di manifici. Però dobbiamo splittare la no il nostro percorso in un determinato punto, visto che queste due sono gli antipodi proprio. Quindi, esatto. eh, il percorso potrebbe essere questo: parto da eh, precisione determinante per avere la precisione extra, punto ulteriore precisione qui abbiamo eh, ulteriore precisione ancora per ciascun nemico in vita il boss è uno ma comunque sono quattro punti precisione extra che si prende il nostro campione ci prendiamo ciclo di magia e questa volta sì possiamo farlo perché non abbiamo paura insomma di andare a sfalsare i tempi di ricarica del nostro campione anzi potrebbe lavorare in parallelo insieme a riflesso e questa è una cosa che ci torna utile e prendere regali duraturi ancora una volta non prendete tradizioni d'acciaio se avete utilizzato set velocità o affini noi abbiamo utilizzato un set percezione quindi no tassativamente non si può utilizzare questa maestria esatto. poco male passiamo dal sortileggio che eh, chiaramente contro il clan boss non ci servirà però in un ipotetico utilizzo in cripta piuttosto che in qualsiasi altro contesto invece farà il suo e ce lo prendiamo e chiudiamo con Maestro di Malefici, direi che questo è uno schema utile abbastanza dappertutto, in realtà, non soltanto uh -huh. lì non Soltanto dal clan boss quindi potrebbe essere anche consigliabile per voi. Ci resta un ultimo slot di maestrie da utilizzare che non può essere né questo né questo. Sono due maestrie che invece dobbiamo skippare perché sono molto, molto pericolose. È un campione un po' fragilotto eh? quindi o gli date prosciugavita perché va a curarsi un pochettino se le cose si mettono male e potrebbe essere, però nel mio caso io andrò a scegliere turbine della morte perché l'unico Posto in cui lo andrò a utilizzare al di fuori dei clan boss è la sua cripta. Nella sua cripta io utilizzo Ursuga e utilizzo Scilla, quindi due campioni molto, molto bravi a tenere in piedi anche alleati fragilotti. E quindi, benvenga che lui possa prendersi della velocità extra se ammazza qualcuno, cosa probabile, insomma, con la build che gli abbiamo fatto. E quindi direi che questo potrebbe essere uno schema ideale per lui. E adesso ragazzi, adesso ragazzi arriva la nota dolente, Tommy sì o Tommy no. Ebbene, mio nonno diceva, e la carbonara ci vuole guasciare a fare Guine, ci vogliono i Tommy. <ride> così, è così, è così ragazzi, così. Ci vogliono e ci vogliono tutti, passatemi romanesco, ci vogliono e ci vogliono tutti perché se noi non andiamo a aumentare al 50% la probabilità di piazzare i riduci difesa, non avremo una continuità dei debuff. Se non andiamo a aumentare al 100%, come abbiamo detto prima, la probabilità di piazzare il bruci e i veleni, sono due veleni del 5%, tantissima roba ragazzi, tanti danni, e anche lì è inutile averli dato tutta quella precisione, se poi comunque non abbiamo garantito la percentuale di innescare il debuff. E assolutamente su Mattanza, che è la skill della Lie Attack, se noi non la portiamo a quattro turni di tempi di ricarica, non possiamo sperare di utilizzarla praticamente mai. Quattro okay, turni è lo standard di campioni che utilizzano questa skill, a parte per Krila, che lo fa ogni tre. Quindi su Krila mettere il riflesso diventerebbe ancora più devastante, ma su di lui siamo, cioè, siamo maggiormente obbligati. È vero che stiamo utilizzando un set per... Ridurre il cooldown e permetterci di innescarlo più volte. Ma Se noi abbiamo dato modo di ridurlo al minimo, già di suo comunque non lo innescherà mai. Sul mai praticamente mi assolutamente regale. Tutti quanti, tutti quanti, guanciale sulla carbonara, Tommy. Su fare non ci stanno. Storia, punto. Eh già Punto. e dopo questa perla di saggezza del nonno, direi di andare a vedere le statistiche raggiunte. Ecco qua. Allora, 30.000 HP è esattamente quello che ci aspettavamo, non un punto di meno. Eh, vabbè, 31.000. Ok, 4.525 di attacco, è un buon attacco, tenete conto poi che ci sarà anche l'aumenta attacco di sventura, eh, sempre presente. Abbiamo poi vabbè una difesa che può essere utile in altri contesti, in questo non ci importa più di tanto. 176 è esattamente la velocità che volevamo. Mentre eh, di tasso siamo comunque over, ma meglio di così non si poteva fare. 190 di danno decisivo non è altissimo, sarebbe più bello qualcosetta in più, ma eh, Però... partendo da un guanto tasso direi che è anche un bel risultato. E 216 di precisione dovrebbe essere sufficiente per noi per andare a piazzare con regolarità. I buff eventualmente poi si può strezzare ancora qualcosa dei glici. Se serve, ma eh, tutto sommato dovrebbe, dovrebbe bastare. Allora, alla luce di questo, via, ci manca soltanto il test. Andiamo a testarlo. Assolutamente. Allora, abbiamo scelto una configurazione in realtà molto vicina a quello che poi andremo a utilizzare per davvero. Quindi eh, c'è l'aumento attacco eh, che ci darà anche la nostra eh, sventura, naturalmente. C'è il riduci difesa e indebolimento che metterà Gintoro eh, nel nostro team. Abbiamo anche l'aura, abbiamo anche l'aura di Gintoro attiva perché appunto è il lead nella battaglia. Quindi più o meno appunto è la situazione... Reale che ci andremo a trovare contro il CB. Esatto, direi di provare la A2, eh, che è quella che ha i moltiplicatori più alti, naturalmente ce la, oh. ce la prendiamo con le donne oggi, dai, non me ne vogliono le fanciulle, ma direi che un 117.000 è dignitoso. <ride> è più che dignitoso, mi dispiace per questa strega, credo che sia strega, sì. mi, mi dispiace Beh. per questa strega, ma... <ride> sì, siamo, ecco, precisiamo, siamo nella fase 21, perché sì. ovviamente la fase 20 del drago, il nostro, nostro solito pungible ordine... Avrebbe rischiato di farci fare un colpo debole cicciottissimo, ma pur sempre colpo debole, quindi abbiamo optato, optato per la fase 21. E adesso possiamo andare a testare la sua a 1, magari non contro vincolo, che è un campione tipo difesa, quindi non sarebbe veritiero il danno. Possiamo prendercela con mano mistica. Anzi, no, c'è un'altra sì. strega. Un strega. Prendiamocela con l'altra strega. Eh, allora, via, via, l'altra strega. Via, via, Bam, 60.000 dai. 63 non è niente male. No. Non è niente male no, no, presumo che la 1 potrebbe salire sui 90, quasi 100.000 contro il boss. E mentre la 2 potrebbe fare parecchio: potrebbe fare quasi 150.000, se non di più. Quindi dai, direi che abbiamo prodotto un bel panzone, eh, penso che ci darà delle belle soddisfazioni, eh, soprattutto anche per il set riflesso che ci permetterà di utilizzare molto più spesso degli attack, ma non solo, ci permetterà anche di mantenere una continuità di veleni, di buff sul nostro team. Eh, quindi ha molto senso utilizzare questo set su di lui, eh, non soltanto per fare più danni, ma proprio anche materialmente. Per, per... tutto il kit. Per di tutto kit esatto. eh. Sì, 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 esattamente. Detto questo, raga, il video finisce qui. Eh, come al solito, vi invitiamo a lasciare i vostri commenti qua sotto, con il vostro parere, le vostre impressioni, tutto quello che vi pare, che vi piace, pensate, scrivetelo qua sotto. Eh, iscrivetevi al canale, mi raccomando, cosa ah. super importante, e accendete la campanella in questo modo. Anche voi potrete marchiare le vacche come il nostro amico Farachin, perché cioè, alla fine penso che sia proprio un ferro per marchiare le vacche. Quello, no? Sì, <ride> abbiamo marchiato infatti due streghe, mm. no, questa... <ride> <ride> e infine, come diciamo sempre, siate furiosi, ma rimanete bravi.